14 ottobre 2008. La Camera approva la mozione dell'onorevole Roberto Cota, della Lega Nord, sulle classi di inserimento per gli alunni stranieri. Un apposito test servirà a stabilire il grado di conoscenza della lingua italiana. Chi non lo supererà dovrà frequentare un corso intensivo in classi separate, prima di poter accedere a quello ordinario. I dati parlano di oltre 574.000 studenti stranieri nell'anno scolastico 2007-2008. Succede che non si riescono a portare a termine in maniera soddisfacente i programmi e che si assiste ad una vera e propria fuga dei nostri studenti da alcune classi e dalle scuole pubbliche. La Lombardia, dopo Emilia-Romagna e Umbria, è la terza regione in Italia per percentuale di studenti stranieri. A Milano l'incidenza sale al 14,2%, pari a quasi 25.000 alunni. Ora è 16.30, i bambini delle scuole elementari finiscono la loro giornata. A Via Giusti, nel cuore del quartiere cinese, come in Via Crocefisso, in pieno centro. L'istituto di Via Giusti da anni ospita molti bambini della comunità cinese e da qualche tempo anche filippini. A Via Crocefisso, invece, la presenza di bambini stranieri è molto limitata. Due realtà diverse, meno distanti le opinioni. È una cosa che non approvo io, perché dà luogo a pensare al razzismo. Solo io non parlo bene italiano, però mio figlio sì. Certo, anche per gli altri, perché così si amalgano meglio, cioè l'inserimento migliore di un bambino straniero si associa poi a un migliore dopo inserimento dei nostri. Contraria, contrarissima. I bambini devono stare tutti insieme, prima o poi imparano. Io sono uno straniero, sono un inglese in Italia, ho fatto le scuole con gli italiani e non vedo perché dovrebbero esserci, anzi, ben venga un po' di melting pot, come si suol dire. 18 ore di volo e l'Oceano Atlantico nel mezzo. Così, 8 anni fa, comincia la nuova vita della famiglia Pizzarro. Washington e sua moglie, Veronica, partono da Machalla, in Ecuador, alla volta della Lombardia e approdano nel piccolo comune di Pero. I loro figli, Andrea, Adrian ed Angie, li raggiungeranno solo 4 anni dopo. Stiamo chiedendo tanto di loro, perché non è facile per nessuno lasciare tutta una realtà dove loro avevano i suoi amici. I nostri figli non si sentono neanche ecuadoregni, neanche italiani. È un lavoro che si deve fare per farli a loro sviluppare una identità per il futuro. Ma chi sono gli studenti oggetto della mozione? Di seconda generazione, arrivati da poco, integrati o non? L'Italia multietnica ha mille volti. Chi sono questi bambini? Sono tante cose, sono i bambini di seconda generazione nati qua e cresciuti qua e quindi di fatto non hanno grossi deficit linguistici, perché per esempio vedono, ascoltano la televisione italiana da quando sono nati, quindi in realtà se la cavano magari meno bene delle loro controparti italiane, figli di italiani, ma che comunque se la cavano bene con bambini che possono essere stati catapultati qui di punto in bianco, che ne so, a 6 anni, e quindi avendo fatto la prima fase di socializzazione in un altro paese e avere obiettivamente delle difficoltà di inserimento linguistico. Una vita, quella della famiglia Pizzarro, scandita dai ritmi della scuola dei ragazzi, le diverse attività sportive e il lavoro. 8 ore in fabbrica per Veronica, la pompa di benzina e l'impegno come coordinatore della consulta per stranieri per Washington. Alla piccola di 6 anni l'abbiamo messo in una scuola di valo, perché giustamente aveva il contatto con altre persone da qua, e al nostro figlio anche la scuola calcio. E alla grande l'abbiamo messo anche a fare un po' di nuoto in una scuola. E certo che anche per noi è un po' difficile, perché dobbiamo spendere un po' di soldi, ma invece ci rendiamo conto che stiamo guadagnando in altre cose, no? Tanti, tanti ancora, dentro della sua mente ce l'hanno il fatto di tornare alle loro nazioni tra poco. Ma anche quello era un'idea mia, ma poi ho capito che questi progetti ogni volta dovevo dire allora faccio tra 2 anni, tra 4, tra 6, ma il futuro non lo conosciamo, allora abbiamo deciso di fare qualcosa, perché il futuro forse di loro sarà qua. Yeah, just be yourself.
Nel mirino della mozione Cota l'elevata presenza di alunni stranieri nelle singole classi, che determina un diverso grado di alfabetizzazione linguistica, ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare lo studio, e per gli alunni italiani una penalizzante riduzione dell'offerta didattica. L'esperienza che abbiamo con i nostri bimbi qui in questa scuola, che hanno dei bambini non italiani inseriti benissimo, seguiti benissimo e non vengono penalizzate assolutamente le lezioni dei nostri bambini. A me che mio figlio sappia le operazioni le imparano sempre tutti, se lo impara in seconda, le impara in terza. Io voglio che mio figlio impari la solidarietà. È giusto che si faccia così, perché così inseriscono meglio. Allora, noi siamo contrari, in questa scuola ce ne sono tantissimi di bambini cinesi, ma sono una ricchezza, non fanno rallentare un bel niente. Se fosse una classe chiusa di ragazzi che poi non stanno insieme agli altri fino a un certo punto in cui avranno imparato l'italiano per bene, quando avverrà non si sa, intanto correrebbero una vita parallela a quella degli altri. Questa è una questione che credo non possa essere accettabile in termini pedagogici. Angie è la più piccola della famiglia, ha solo 6 anni ma ha già le idee chiare. Da grande farà la ballerina, nel frattempo frequenta la prima elementare. Adrian studia informatica, un'altra delle sue passioni. La più grande, Andrea, frequenta il terzo anno dell'istituto turistico di Rho. Quando sono arrivati loro abbiamo scelto, anche per consiglio degli insegnanti, di parlare l'italiano con loro. Ma poi abbiamo visto che loro riuscivano a imparare molto bene l'italiano e non potevamo noi parlare l'italiano. Perché? Perché il nostro italiano non era perfetto. Noi non abbiamo avuto l'opportunità di imparare la grammatica. Parliamo e capiamo l'italiano. Ma tante volte, dopo qualche mese che loro sono arrivati qua, succedeva una cosa, che loro ci correggevano, che non si parlava così, che si pronunciava così. Come in tutta Italia, a Milano ottobre è un mese di fuoco per la scuola. Gli studenti organizzano occupazione cortei contro il decreto Gelmini e scendono in piazza per protestare e discutere della riforma. All'università statale si riuniscono per una lezione all'aperto sulle classi ponte. E se le classi nel primo e il secondo anno andranno un pochino più lente, credo che ne gioverà la società con l'integrazione. Credo che eventualmente in alcune situazioni molto particolari potrebbe essere una buona scelta. Penso che sia più logico fare una classe mista e poi dopo al limite fare dei corsi di lingua italiana. No, non sono per niente d'accordo, perché appunto non fa altro che intensificare le varie differenze che ci sono tra le etnie. Questo, se tu separi, come puoi integrare? C'è una contraddizione intrinseca nella parola stessa. Il bambino che ha difficoltà, e li ripeto sono molto pochi, che hanno difficoltà di comunicazione in lingua italiana, vengono gestiti da un facilitatore scolastico che si occupa del loro apprendimento della lingua italiana in spazi ben precisi della settimana, 2, 3, 4 ore, e poi i bambini ritornano in classe. Sono contraria, secondo me bisogna mischiare i bambini. È l'unico modo per far imparare loro a parlare meglio l'italiano. Però ci vogliono gli assistenti di sostegno. Che ben vengano, caspita, ci vogliono assolutamente, sennò come fanno a inserirsi nei normali programmi didattici? Rallentano poi tutta la classe loro e hanno loro poi degli svantaggi. Beh, fare una classe solamente di bambini extracomunitari non va bene di sicuro, però distribuire questi bambini in tutte le classi, perché no? Cioè, come è stato sino adesso. La diversità o comunque la disomogeneità crea l'apprendimento, l'omogeneità no, perché tutti si scambiano lo stesso errore o comunque la stessa carenza. Anche l'inserimento linguistico in contesto scolastico può avvenire tramite momenti tecnici in cui bisogna imparare la lingua, diciamo, nelle sue tecnicità, ma anche i momenti umani complessivi, che sono i momenti, per esempio, di normalità nella vita di rapporto con gli altri. Allora, diciamo, tutti quelli che fanno meno di un certo voto li mandiamo a un'aula diversa. Non possiamo metterli 4-5 ragazzi che non sanno bene l'italiano a un'altra aula, perché stiamo facendo un danno grande a questi bambini. Lo che stiamo facendo è metterli in testa loro che sono diversi. We're doing.